Benefici per la salute e l'organismo, documentati anche da medici. Una nuova frontiera che si apre per l'azienda aquilana Vita Group, che all'Aquila, in anteprima nazionale durante l'Expo Made in L'Aquila, ha presentato nei giorni scorsi un macchinario innovativo per il trattamento delle acque potabili, che si basa sulla nanofiltrazione e sull'idrogeno come tocca sana per la salute dell'uomo. Il brevetto è basato sull'idrogeno molecolare come potenziale nuovo antiossidante con diverse applicazioni biologiche, terapeutiche e preventive. Questo macchinario è un produttore di idrogeno, quindi è un dispositivo, fra l'altro un dispositivo medico di classe 1, ed è un macchinario che si può mettere direttamente in un'abitazione ed è un produttore di idrogeno a comando, diciamo. Quindi è un qualcosa che permette a una famiglia di bere acqua arricchita di idrogeno con tutti i vantaggi per la salute che sono fra l'altro anche oggetto di studi medici. Noi abbiamo deciso di presentare questa macchina in anteprima in questa città, L'Aquila, innanzitutto perché L'Aquila è la sede della nostra azienda e poi perché ci teniamo proprio a dire grazie a questa città, perché da qui è nato tutto il nostro progetto. Questo prodotto è in grado di erogare un'acqua che noi consideriamo l'acqua perfetta, in quanto è nanofiltrata, arricchita di idrogeno ovviamente, e in più ionizzata e con un pH leggermente alcalino, quindi ha tutto quello che può servire per il corpo umano. Un brevetto studiato da docenti universitari che rientra nella campagna di sensibilizzazione sul benessere della persona portata avanti dall'azienda aquilana. Sono stati messi in atto studi con l'utilizzo di idrogeno molecolare, i quali sembrano che l'ossidazione dell'LDL sia in qualche maniera diminuita, così anche come studi per malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, strettamente correlati allo stress ossidativo. Quindi effettivamente gli effetti dell'idrogeno molecolare come forte antiossidante sono dovuti sia al suo effetto, si dice, citoprotettivo, cioè proteggere la cellula, sia al suo effetto di upregolare in qualche maniera già gli enzimi antiossidanti endogeni che sono presenti all'interno del nostro organismo, perché effettivamente lo stress ossidativo è una condizione di imbalance, di squilibrio tra le sostanze ossidanti e le sostanze antiossidanti. Il nostro organismo in qualche maniera già si autodifende tramite la presenza di enzimi antiossidanti endogeni, ma molto spesso questi enzimi antiossidanti endogeni hanno bisogno di un surplus, di una marcia in più. Questa marcia in più può essere data proprio dall'idrogeno molecolare, e il fatto stesso che possa essere veicolato e quindi assunto tramite l'utilizzo di acqua è fantastico. Perché? Perché l'acqua è un bene essenziale,